rispondere a una domanda che ho visto in precedenza, che ho sentito in precedenza, a cui voglio condividere questa cosa. I portavoce non bisogna stare attenti, perché riceveremo sicuramente qualche proposta non proprio pulita. Io come portavoce del meetup di Civitavecchia, io stesso ho ricevuto delle proposte non accettabili, assolutamente non accettabili. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo sapere che esistono queste cose, e tutti i portavoci devono essere convinti che qualsiasi cosa ci venga detta va rifiutata a priori, e non sottoporre un problema, poniamocelo questo problema, perché esiste, questo problema esiste, e io ve lo voglio portare come testimonianza, perché l'ho visto in prima persona, e ancora oggi quando passo qualcuno ancora cerca di accalappiarmi, quindi è una cosa vera. E nel Movimento 5 Stelle noi stiamo cercando di portare avanti, nonostante non siamo riusciti a prendere un seggio, cerchiamo di portare avanti l'attività, siamo ancora per le strade con dei banchetti, abbiamo fatto uno ieri mattina, io purtroppo non c'ero, e cerchiamo di stare vicino alla gente, cerchiamo di prendere la loro voce, perché poi il portavoce deve fare questo, ascoltare la voce degli altri e portarla nelle sedi opportune. Ma se non si ascolta, che cosa va a fare il portavoce? Perde proprio la sua efficacia. Quindi quello che dobbiamo fare anche a livello regionale è questo, cercare di ascoltare la voce di ogni città, di ogni cittadino, e cercare di rappresentare nei migliori modi all'interno della regione. Ok, passiamo alle domande. Prego, a te la scelta. Ok. Allora, se eletto, individui potenziali conflitti di interesse con l'attività tua o della tua famiglia? Allora, io sono un dipendente privato, l'ho detto prima, non ci sono interessi, anche perché non lavoriamo con gli ambiti regionali, quindi da parte mia personalmente non ho questo tipo di problema. Nella famiglia nemmeno, mio padre era un impiegato all'ospedale, insomma, niente, nella mia famiglia non ci sono stati mai rapporti con la regione,